Nucleare iraniano nel mirino del premier israeliano Netanyahu, intervenuto all'ONU, aiutandosi con un cartello che semplifica fin troppo il rischio di un'esplosione, il premier ha proposto di tracciare una linea rossa attorno all'Iran. Ora sono arrivati alla seconda tappa. A primavera prossima, al più tardi in estate, arriveranno alla tappa finale, all'arricchimento dell'uranio. Dopodiché sarà solo questione di mesi o di settimane prima che possano raggiungere un livello di arricchimento sufficiente a fabbricare una bomba nucleare. Ieri il presidente iraniano Ahmadinejad aveva rivendicato per il suo paese il diritto a sviluppare tecnologie nucleari civili, negando l'intenzione di dotarsi della bomba atomica.